Mi presento, sono Ativision e oggi siamo su Office. Prima di iniziare, ci tenevo molto a dirvi che questo è un video esclusivamente educativo e che tutti i link che vi mostrerò sono stati presi da siti esterni e ovviamente non da me. Quindi possiamo procedere e andiamo a vedere questa nuova cartella Office e andiamo a scaricare tutti e quattro programmi di Office, quelli più importanti, quelli più popolari: Excel, Word, Outlook e PowerPoint. Come vedete, questi sono tutti file DMG, possono essere aperti tutti in una volta. E aspettiamo. Abbiamo quasi finito con Outlook. Apparentemente abbiamo un vincitore. Per installarlo, poi si può fare solo uno alla volta. Andiamo ad aprire questo pacchetto, possiamo direttamente chiuderlo e andiamolo a mettere qua sopra. Iniziamo a installare tutto. Ci vuole ovviamente la password del sistema. Secondo me PowerPoint arriva secondo. Sì, è niente. Word è sempre quello più pesante, anche se sembra quello più facile da usare. Non ho mai capito il perché. Come vi ho detto, non si possono fare più di un download alla volta. Sta già aspettando l'altra installazione. Sembra che ci metterà delle ore, mi mette pure un coso, come si dice, un timer di 1 ora e mezzo, 2 ore, quello che è. Però non durerà così tanto, durerà 5-10 minuti massimo per ogni programma, ma neanche. Perfetto, ed ecco che anche l'ultima applicazione. Dice 3 minuti, ma ce ne vogliono 3 secondi, infatti. E anche l'ultima installazione è stata fatta. Andiamo ovviamente su applicazioni e abbiamo questi 4 programmi. Ma prima di aprirli, che mortacci loro che si stanno aprendo in automatico, dobbiamo aprire anche la patch. Che cos'è la patch? La mettiamo qua da parte. Nel frattempo non aprite i programmi, anzi, se si aprono andateli a chiudere. Andiamo di nuovo sulle applicazioni e ripetete questo processo su ogni programma. Iniziamo ovviamente da Excel, che è il primo. Tasto destro, mostra contenuto pacchetto, contest, frameworks. Andate a trascinare la patch, che è un'estensione framework, sulla cartella, non dentro altri framework, mi raccomando. La autenticate, lo ovviamente sostituite, mettete la password e il gioco è fatto. Facciamo la stessa cosa con gli altri. Perfetto, una volta finito andiamo a chiudere i framework. Possiamo benissimo andare a selezionare tutte queste installazioni ed espellerli e le proviamo tutte insieme. Andiamo, vediamo ora se funziona. Open. Iniziamo a colori. Inizia ad usare Word. Inizia ad usare Excel. Oddio, inizia a colori, PowerPoint, inizia ad usare PowerPoint. E vabbè, ovviamente Outlook che... Ok. Per adesso non mi interessa, quindi facciamo non ora. E come vedete funziona tutto. Andiamo a chiudere Outlook. Proviamo PowerPoint. Mi pare che qui ci sia tutto, funzioni tutto. Proviamo a scrivere, proviamo a mettere un layout, no, a selezionarlo proprio. Perfetto, PowerPoint funziona. Excel. Proviamo a fare un calcolo. Dov'è che sta 3? Dove sta il per? 9. Ah, ci va l'uguale. 3 per 9, 27, perfetto, pure Excel funziona a meraviglia. E ultimo, ma non meno importante, andiamo su Word. Possiamo scrivere grassetto, perfetto, inserisci forma, che ne so, sto a fare una cazzata. Come vedete, funziona tutto a meraviglia. Perfetto. Questo era il video che vi volevo mostrare, molto breve in sintesi, di come utilizzare questi programmi in modo gratuito e vi volevo soprattutto ringraziare delle VEasion e noi ci vediamo in un prossimo video.